Non hanno digerito la multa anticontagio e così se la sono presa con i carabinieri che sono stati aggrediti a calci e pugni. Alla fine sono stati arrestati in manette due uomini di 21 e 51 anni. Il fatto è accaduto mercoledì sulla strada provinciale 106 nella frazione San Leonardo di Forlimpopoli. Nelle prime ore del pomeriggio i carabinieri del radiomobile della compagnia di Meldola hanno bloccato una Fiat Punto con due persone a bordo per controllare l'ormai immancabile autocertificazione. I due soggetti da subito si sono mostrati infastiditi ed insofferenti al controllo di polizia. Sprovvisti di dispositivi di protezione avrebbero fornito versioni palesemente contrastanti sul motivo del loro spostamento ed inoltre, contrariamente a quanto disposto dalla normativa, il passeggero, invece di essere trasportato sui sedili posteriori, si trovava, intento a consumare una bottiglia di birra seduto sul sedile anteriore lato passeggero senza rispettare le distanze di sicurezza. Alla decisione di portarli in caserma per accertamento, i due si sono dati alla fuga verso Cesena. Raggiunti e poi fermati con l'aiuto di una pattuglia della divisione anticrimine della questura di Forlì, sono stati portati alla stazione dei carabinieri di Forlimpopoli. I due sono stati informati che sarebbe stata elevata la contravvenzione amministrativa prevista per la violazione in materia di contrasto all'epidemia Covid-19 e a quel punto sono andati su tutte le furie. Prima a parole e poi fisicamente hanno aggredito i carabinieri, colpendone uno con un pugno al volto, costatogli 7 giorni di prognosi. I due alla fine sono stati arrestati per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali sottoposti agli arresti domiciliari.